Volley Soverato, Sirdeco Volley Pescara finisce 3-0 con i parziali 25-19, 25-15, 25-18. Coach Bosica, uscite sconfitti e la classifica la dice lunga, ma abbiamo visto tanto animo e una buona pallavolo. Sì, stiamo navigando con delle grandi difficoltà oggettive che purtroppo non ci fanno fare risultato, nonostante facciamo sempre delle buone prestazioni con qualsiasi squadra, riusciamo a non chiudere i punti e quindi abbiamo difficoltà abbastanza grosse. Insomma. E oggi il Soverato ha fatto la sua partita, è una squadra che sta lottando per raggiungere forse qualcosa oltre i play-out. Direi che è una buona squadra, difende molto, quindi è una squadra aggressiva sotto questo punto di vista. Secondo me in classifica dovrebbe essere un pochino più in alto perché dimostra nei momenti decisivi di far bene. Insomma. Maria Teresa Bassi sopra le altre, Lucrezia Formenti perché qui ha lasciato il cuore. Qual è ora la ricetta? I tifosi pescaresi vorrebbero sapere cosa sta preparando coach Bosica. Stiamo preparando il lavoro, se non quello. Abbiamo, ribadisco, delle difficoltà anche di organico che in questi ultimi 3 settimane non ci hanno dato la possibilità di allenarci bene, quindi stiamo provando a rimpinguare un pochino la squadra con l'organico. Coach Ettore Guidetti, complimenti per la vittoria. Lei sta diventando un alchimista perché ogni volta deve inventare ricette e fare operazioni per poter far uscire il meglio da questa ottima squadra. Beh, diciamo che avere la possibilità di mischiare le carte è una buona cosa, vuol dire che abbiamo il materiale tecnico su cui possiamo lavorare. In settimana ho visto bene Alma, ho visto bene Simona, era giusto che partisse con loro. Una settimana intensa perché avete giocato praticamente 3 volte, la fatica quanto incide? La fatica noi la sentiamo molto durante le trasferte, ma questo penso che sia comune un po' a tutti. Ci siamo leccati le ferite, abbiamo qualche acciacchetto, cercheremo di sistemarlo in settimana facendo allenamento a gruppi tecnico invece di fare solo globale. Oggi è una bella partita, Pescara esce con onore. Sicuramente sì, anche loro hanno mischiato le carte, hanno giocato con l'opposta schierata in posto 4 e con la bassa in funzione di opposta, quindi hanno cercato di sorprenderci. State brave, molto brave nella seconda parte del primo set a capire quello che dovevamo fare per trovare contromisure e da lì è diventata una partita un po' più agevole. Un'ultima domanda, in questo momento siamo all'inizio del girone di ritorno, lei guarda più alla classifica del girone A o a quella del girone B? Io guardo al fatto di cercare di non mollare più. Io vorrei che questa squadra, al di là delle forze in campo, non avesse alcuna intenzione di arrendersi. Quindi io non guardo nessun girone, nessuna classifica. Io guardo una partita alla volta e voglio vederle crescere. Siamo in ginocchio da Bibiana Guzin, ancora artefice di una prestazione importante. Ci sono dei momenti in cui il punto è sicuro perché c'è Bibiana Guzin, ma tutta la squadra si è cementata e state giocando bene. Sì, esatto, noi oggi siamo riusciti a dimostrare quello che siamo, quindi una bellissima squadra molto unita che quando vuole riesce a fare anche cose molto molto belle. E infatti è proprio questa coesione che ci ha colpito, da alcune partite a questa parte, oltre a giocare bene siete anche unitissime, tutte 12. Sì, siamo molto unite come squadra, secondo me molto ci ha aiutato anche la preparazione qua in Calabria, che con il mare che è bellissimo, siamo riuscite anche a fare un sacco di team building. E a questo punto i tifosi del Soverato si aspettano promesse, ma voi lavorate. Certo, noi tutti i giorni entriamo in palestra con grande grinta e ci mettiamo sempre il 100%. E mi pare che correvano gli anni 2017-2019, Lucrezia Formenti oggi ha giocato molto bene nonostante la sconfitta della sua squadra e qui a Soverato ha lasciato tanti ricordi. Sì, assolutamente, è sempre un piacere tornare qui perché trovo vecchie conoscenze, ho appena salutato il press che nonostante gli anni passano ha sempre questa grande grinta e si vede insomma che fa delle squadre per meritarsi il campionato di A2. Grazie, mi fa piacere, nel senso che per la mia prestazione, personale sono molto contenta, noi dobbiamo migliorare di squadra perché facciamo un po' fatica e poi in questo momento non stiamo attraversando un periodo facile. Perché a livello di individualità, Formenti, Sosic, Bassi, ma tutte le giocatrici hanno dato il massimo, quindi si tratta di limare sul collettivo. Sì, assolutamente, diciamo che veniamo da 0 vittorie, 0 punti fatti, 2 set unicamente vinti e
Credo che più a livello fisico, perché come dici tu l'individualità c'è, più a livello mentale. Noi ci serve la fiducia, no? Di dire ok, possiamo fare anche semplicemente un 3-2, ma anche perché in allenamento ci mettiamo sempre al 100% e quando non arrivano i risultati mentalmente pesa.